Pasquale Galasso, Poggio Marino, 17 maggio 1955, è un ex mafioso e collaboratore di giustizia italiano, è stato uno tra i più noti capi della Camorra e uno dei più importanti collaboratori di giustizia italiani. Ancora oggi, le sue dichiarazioni vengono utilizzate in molti processi a carico di boss della Camorra, 1. La sua villa situata nel comune di Scafati è oggi sede di una caserma della Guardia di Finanza, 2. Su Pasquale Galasso è stato anche scritto un libro dal titolo Io, Pasquale Galasso, da studente in medicina a Capocamorra, di Gigi Di Fiore, pubblicato nel 1994. Nato in una famiglia piuttosto agiata, il padre Sabato Galasso possedeva un deposito di mezzi da lavoro Fiat, e studente universitario al secondo anno di medicina, Pasquale Galasso si trovò coinvolto nella malavita locale di Poggio Marino a causa di un singolare episodio. Poco più che ventenne, due malavitosi cercarono di rapire lui e sua sorella. Ma lui rubò l'arma ad uno dei due e fece fuoco, ammazzando all'istante due dei tre rapitori, mentre il terzo fuggì. 3. Un'altra versione dei fatti. Dice che i due erano venuti a chiedere il pizzo al padre Sabato. Si unì alla nuova famiglia di Carmine Alfieri agli inizi degli anni 80 e fu coinvolto nell'omicidio del luogotenente di Raffaele Cutolo, Vincenzo Casillo, detto Unirone, saltato in aria a causa di un'autobomba nel quartiere di Forte Boccea a Roma. In seguito si scoprì che Casillo aveva rapporti con servizi segreti deviati. Proprio questo omicidio fu l'inizio del declino per la nuova camorra organizzata del boss di Ottaviano. Pasquale Galasso, in questa guerra di camorra, perse anche suo fratello. Venne rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli, dove conobbe importanti camorristi del tempo, tra cui Raffaele Cutolo, che più volte gli propose l'affiliazione alla sua organizzazione. Nel 1992, essendo stato catturato dopo un breve periodo di latitanza, Pasquale Galasso si pentì. Fu poi seguito a ruota dal collega Carmine Alfieri. Il suo fu un pentimento che scioccò l'Italia. Parecchi furono i politici, non solo locali, che furono coinvolti. Fra questi vi sono Antonio Gava e Flaminio Piccoli e alcuni dei maggiori esponenti della corrente dorotea campana come Raffaele Russo e Francesco Patriarca. Suo fratello Martino, reo confesso di 31 omicidi, è morto suicida nell'ottobre del 2011, nella sua abitazione di Viterbo, dove viveva con la moglie e i quattro figli da quando aveva deciso di collaborare con la giustizia. Martino avrebbe compiuto il gesto a causa di problemi di natura economica insorti a seguito della conclusione del contratto di collaborazione con lo Stato, che gli aveva garantito uno stipendio per vivere in virtù del suo status di collaboratore di giustizia. Pasquale Galasso aveva già perduto un fratello, Nino, ammazzato il 21 gennaio 1982, nell'ambito della guerra tra NCO e Nuova Famiglia, per rappresaglia al rifiuto di Pasquale dell'ingiunzione, avanzatagli da parte di Cutolo, di entrare a far parte della nuova camorra organizzata. Fu proprio l'omicidio del fratello Nino, insieme alle continue richieste estorsive imposte dai cutoliani in danno del padre imprenditore, a spingere Galasso a fondare un suo gruppo criminale, il quale, con ferocia ed esito vincente, si opporrà ai cutoliani presenti in Poggio Marino, quali le famiglie camorristiche Bifulco e Gaudino, e ad associarsi, di poi, al boss Carmine Alfieri, anche quest'ultimo bramoso di vendicare un suo fratello ucciso per ordine di Cutolo, e alla nuova famiglia, della quale Carmine Alfieri era uno dei capi e fondatori. Vendette trasversali. Il 29 dicembre 2001 viene ucciso, a Poggio Marino, Fortunato Marano, cognato di Pasquale Galasso. Marano aveva parcheggiato la sua Audi A2 e si stava recando presso il mercato, quando due killer gli spararono in pieno volto, uccidendolo. A 18 anni di distanza dal delitto, la DDA e i carabinieri di Torre Annunziata hanno fatto luce sulla vicenda, identificando i killer in Pasquale Garofalo, 58enne di Eboli, e Carmine Izzo, 47enne di Bosco Reale. Nel settembre del 2005, a Sarano, viene ucciso Antonio Galasso, 58 anni, cugino di Pasquale. Antonio Galasso era a bordo della sua auto e stava recandosi in un bar del centro di Sarano, quando venne affiancato e speronato dai suoi killer, che erano a bordo di un fuoristrada. Dopo averlo mandato fuori strada, i sicari lo hanno crivellato di proiettili.